Negli ultimi anni l'Arcidiocesi di Napoli ha accompagnato e sostenuto lo sviluppo del rione Sanità, mettendo a disposizione della comunità spazi e competenze, ha donato una nuova luce al quartiere, riabilitando luoghi in disuso, riqualificando i beni artistici e architettonici, accompagnando le nuove generazioni ad acquisire competenze e favorire l'autoimprenditorialità. Da qui la scelta di realizzare un centro dedicato ai minori, con particolare attenzione a quelli disabili, Free Entry, gestito dalla Fondazione di Comunità San Gennaro, valorizzando gli spazi della Basilica del Buon Consiglio a Capodimonte, spazi messi a disposizione gratuitamente dall'Arcidiocesi. Ascoltiamo il Cardinale Crescenzio Sepe. Questo supplisce, direi riempie un vuoto, perché dà la possibilità non solo di una formazione di questi ragazzi che possono, attraverso l'impegno anche di attività specifiche, ma procurare loro domani anche una immissione nella vita sociale, nella vita della gente. Quindi è educativo, ma formativo per un lavoro che possa essere stabile anche per loro. Intervenuto il presidente della Fondazione Pasquale Calemme. La Fondazione si pone come uno strumento. Di certo noi non diciamo e mai pensiamo che la Fondazione sia il territorio. La Fondazione è uno strumento importante che il territorio si è dato dall'incontro di parrocchie, associazioni non profit, commercianti. Ci sono tante altre espressioni nel territorio, sono tutte positive e pensiamo che nella loro globalità la sanità sta dando, diciamo così, un esempio molto particolare di una possibile riscatto e di un possibile modo di pensare lo sviluppo e nell'incontro anche con le istituzioni che possa essere proficuo.